Buonasera. Scusate che correggo l'audio. Salve. C'è qualcuno? Inizio a vedere qualche occhietto. Buonasera a tutte. Volevo alzare un po' il cellulare, ma niente, non ci riesco. Come state? Siete pronte per il plenilunio in gemelli? Stasera ne parliamo. Parleremo anche di Nettuno che è diventato diretto. Salve Anna, proprio oggi. Ciao Silvana. E dell'importanza anche di Nettuno in questo momento. Salve Luce, ciao, ciao cara, salve Maria. Quindi parleremo un po' di questi spostamenti di pianeti, poi dopo la prima mezz'ora parlerò, diciamo, riferirò, salve Mary, riferirò alle perché hanno chiesto il discorso, non so se l'avete letto, che facevo, io lo chiamo giochino. Sono due date, no? Della persona interessata e naturalmente della persona, come dire, tipo relazione con le due date attraverso un libro particolare che si chiama Personology. Si può vedere, salve Mirella, si può vedere, diciamo, come le due persone sono compatibili. Quindi poi riferirò a queste persone perché le prime 10 avevano la possibilità di avere questo, diciamo, consulto, che poi sono più che altro dei consigli, e spero che siano che stiano guardando. Salve Paola, buonasera Laura, salve Lucia, spero che siano appunto poi in diretta per poter riferire quello che io ho visto con queste due date, però lo vorrei posticipare alle 21 e prima appunto parlare dell'introduzione. Salve Tiziana, dell'introduzione appunto di... Ciao Marghe, ciao Laura, ciao Michela, salve Mina, ciao Sabrina. Allora io inizierei perché ci sono un po' di cose stasera di cui parlare. E iniziamo proprio con quello che è al momento la situazione attuale planetaria. Tra l'altro, ciao Sabrina, come stai? Spero meglio, eh? Gabriella, salve, mi ricordo di te, quindi dicevo alle 21 iniziamo poi a dare i responsi, eh? Ok? Ciao Marzia. Diciamo che nel cielo, salve Susi, nel cielo insomma, ci sono stati dei cambiamenti. Salve Dorina, salve a tutte, ritenetevi tutte salutate. Ciao Viviana, se no non riusciamo a partire. E ci sono stati dei cambiamenti, nel senso che, allora, intanto la cosa più importante è questo plenilunio. Ciao Giusy, gemellina, ciao Giovanna. E questo plenilunio in gemelli, appunto, che avverrà domani mattina per la precisione. Ciao Salvatrice, ovviamente quando si parla di luna piena, abbiamo già detto molte volte, la luna piena vuol dire che ha il sole contro, no? Quindi sole e luna sono in opposizione. Salve Roberta, ma questo è normale, questa è la normalità di quando c'è la... Sì, salve Roberta, mi fa piacere, vediamo se ti può interessare la trasmissione. Salve Anna. E questo, diciamo, è la normalità. Avremo quindi una luna in gemelli contro, tra virgolette, ciao Lucia, contro la luna, cioè contro il sole in Sagittario, esattamente a 8 gradi si formerà questo plenilunio. Quindi è, diciamo, in gioco l'asse gemelli-sagittario, cioè proprio tutto ciò che è legato alla comunicazione. I gemelli in primis sono il segno legato alla comunicazione. Ciao Katia, bacio. Anche perché sono governati da Mercurio, che sappiamo che è il pianeta appunto della parola, della comunicazione, dell'intelletto. Quindi abbiamo proprio questa luna piena sarà centrata sulla comunicazione. La comunicazione riguardante anche proprio i mass media, e quindi mai come in questo momento sono importanti per noi. Ciao Salvatrice, un bacione anche a te.
sono importanti per noi, perché attraverso i mass media diciamo che noi sappiamo un po' come dobbiamo regolare la nostra vita, cioè co cosa dobbiamo fare oggi, domani, no? Quindi si accentuerà molto questo discorso sull'informazione, su ciò che ci viene detto, ma soprattutto il modo in cui ci verrà posto, cioè nel senso una comunicazione in gemelli è sicuramente una comunicazione più agevole in questo caso, no? Quindi perché è proprio nel suo, diciamo, nel suo segno. Quindi avremo anche la possibilità, forse, ripeto, salve Rosa, di avere le idee un pochino più chiare, o perlomeno ci proveremo anche noi a interpretarle in maniera differente. Salve Giovanna, anche perché con un sole in Sagittario forse potremo iniziare a vedere anche le cose in maniera un pochettino più ottimistica. Il Sagittario non è lo Scorpione, no? Quindi abbiamo una visione più ampia, abbiamo un modo di approcciarci alle cose in maniera proprio più disinvolta, meno pesante, anche se rimangono ancora due pianeti nel segno dello Scorpione, che sono Mercurio e la Venere. Ora, Mercurio se ne andrà entro questa settimana, quindi andrà in Sagittario, per cui avremo un Sole in Sagittario e un Mercurio in Sagittario, per cui comunque anche qui il discorso della comunicazione. Salve Graziella, salve Cinzia. Naturalmente il discorso della comunicazione sarà, come dicevo, diverso, quindi un Mercurio in Sagittario ci farà, diciamo, aspirare a idee un pochettino più ampie, no? A una visione più ampia. Salve Maria! Cioè, proprio ha la possibilità anche, forse, di poter, cioè, forse riusciamo a pensare che potremmo pensare un pochettino più in positivo. Quindi io spero che anche le notizie che ci arriveranno, soprattutto il 3 o 4 dicembre, in cui ci saranno appunto un nuovo DPCM, io sto parlando di cose pratiche, reali, spero che siano anche notizie un pochettino più confortanti, no? Che in qualche modo, diciamo, ci aiutino ad affrontare anche meglio questo Natale un po' così particolare, che sarà, tra l'altro, vi anticipo, un Natale anche molto particolare dal punto di vista astrologico, perché soprattutto il 21 dicembre avremo la famosa e tanto attesa congiunzione Giove-Saturno in acquario, perché i due pianeti lasceranno il segno del Capricorno, uno il 17 e l'altro il 19, se non erro. Però l'esatta congiunzione a 0 gradi tra Giove e Saturno avverrà il 21 dicembre, che guarda caso è anche la data del solstizio d'inverno, quindi due simboli veramente molto importanti, cioè un grado zero abbinato ad un solstizio. Quindi già il solstizio è un momento importantissimo, come il solstizio d'estate e anche il solstizio d'inverno. Immaginiamo, salve Patti, immaginiamo un discorso legato ad una congiunzione così particolare, che è la prima volta che avviene in due segni d'aria, cioè un segno d'aria che è l'acquario, in cui Giove e Saturno saranno congiunti. E come abbiamo già detto, e se ne è parlato moltissimo anche sui social, ci sono un sacco di siti che ne parlano, potrebbe essere l'inizio dell'era della famosa era dell'acquario, no? E soprattutto inizierà questa congiunzione di pianeti importanti tutti in segni d'aria, non più in segni di terra come è stato per i precedenti 220 anni. Quindi capite bene che siamo di fronte a una nuova epoca. Salve Stefania. Questa nuova epoca che si aprirà e che sicuramente comporterà dei cambiamenti, ne abbiamo già parlato molte volte, e via via, diciamo, cercheremo di affrontarli con calma e con serenità. Allora, dicevamo che quindi Mercurio finalmente poi andrà in Sagittario, quindi ci libererà un po', ciao Maddy, ci libererà un po' di questa pesantezza, no? Di questi pensieri cupi, pensieri pesanti, questa stagnazione che regna. Proprio, insomma, c'è un pochino, io la sento, però per certi aspetti mi sento anche un po' più leggera rispetto a quelli che potevano essere, non so, 2 mesi fa. Mi sento già diversa rispetto a come erano 2 mesi fa. Non so che, se anche voi avete questa sensazione. Mi sento nel nulla, infatti l'ho pubblicato, che praticamente mi sembra di vivere proprio in una bolla, non so come dire. Questo sì, questo senso di attesa di qualcosa che non sappiamo, ma che nello stesso tempo ci un po' destabilizza, perché non abbiamo idea di che cosa ci può aspettare. No? Questo è un senso penso generale un po' da parte di tante persone, però diciamo che comunque appunto già con Mercurio, il Sole in Sagittario, insomma,
Io credo che le cose cominceranno a cambiare, cominceremo a pensare un pochino più con leggerezza, saremo anche un pochettino più portati ad agire, a fare perlomeno quello che possiamo, no? Cioè comunque nell'ambito del nostro quotidiano, però con un'aspettativa diversa, cioè con un modo di guardare al futuro probabilmente, perché poi il Sagittario è il segno che travalica i confini, no? Io, salve Antonella, grazie. Io tra l'altro lo ritengo, io quando penso a Ulisse, per dire, penso che potesse essere un Sagittario, perché uno che nella mente voleva andare oltre le colonne d'Ercole, a me sa tanto di Sagittario, cioè di qualcuno che ha comunque già è proiettato verso il futuro, verso l'andare, verso il poter esplorare, no? Che è proprio tipico del Sagittario, per cui io direi che dovrebbe essere un mese un pochettino più semplice, più, non lo so, un po' più gioviano, ecco, in questo senso. E poi una cosa molto importante, che ho detto appunto che ne avrei parlato, che è il famoso Nettuno, dico famoso per modo di dire, è Nettuno in Pesci dal 2012, non dimentichiamocelo, perché Nettuno staziona in un segno per ben 14 anni. È un pianeta molto particolare che è legato al mare, no? E Nettuno rappresenta il dio Poseidone che aveva il famoso tridente. Infatti, il simbolo di Nettuno è un tridente stilizzato. Quindi ci fa pensare all'acqua e Nettuno in pesce proprio nel suo domicilio. Ciao Sabrina, bene. Ho già detto buono per il Sagittario, eh? Quindi diciamo questo Nettuno che finalmente diventa diretto dopo un sacco di tempo che era retrogrado, abbiamo già detto che il pianeta quando è retrogrado non esprime al meglio le sue caratteristiche, quindi ci ha portato, cosa ha fatto questo lungo transito di Nettuno in Pesci retrogrado? Oltre a tutti i pianeti di cui abbiamo già ampiamente parlato, c'è cioè Saturno, Giove, Plutone in Capricorno che ancora stazionano, ma finalmente poi da dicembre se ne vanno. Ci ha fatto vedere le cose in maniera molto poco chiara, perché già Nettuno in Pesci, che è nel suo domicilio, quindi di per sé positivo, perché un Nettuno in Pesci esprime molto la creatività, no? Sì, è nebuloso Nettuno in Pesci, sicuro. Nettuno è sempre nebuloso, in Pesci è nel suo domicilio, quindi da una parte, naturalmente ogni pianeta ha sempre il suo aspetto positivo e il suo aspetto negativo, quindi l'aspetto positivo è la creatività artistica, intellettuale, la capacità di andare oltre, no? Cioè di percepire molto più di quello che in realtà si vede, ma andare proprio nel profondo, quindi a livello inconscio, a livello mentale. A tutti i livelli, quindi chi ha un Nettuno molto forte nel proprio tema natale probabilmente è una persona così creativa, intuitiva, capace di andare sotto quella che è l'apparenza. Però questo Nettuno in Pesci è stato retrogrado per un sacco di tempo, quindi che cosa ha fatto? Questa sua azione di annebbiare, no? È stata moltiplicata, quindi noi abbiamo proprio avuto questa sensazione che tuttora persiste, perché è chiaro che non è che un pianeta appena cambia, schiocca le dita e tutto ritorna come, cioè no, ci sono delle ripercussioni, ci sono logicamente delle conseguenze, questo come tutto, come ogni cosa che noi facciamo che ci porta a delle conseguenze. La stessa cosa è quando noi pensiamo a come agisce un pianeta. In fondo, il pianeta è la rappresentazione di alcuni aspetti di noi, no? Quindi, comunque, a seconda anche di noi, come ci comportiamo, le cose che abbiamo fatto, avremo delle conseguenze. Sì, ma sicuramente Nettuno in Scorpione di nascita è positivo con Nettuno in Pesci, questo di sicuro. Ora stiamo parlando, ciao Alina, stiamo parlando in generale di questo Nettuno in Pesci che è generazionale e nel quale noi stiamo vivendo in questo momento, questo momento molto pesante. Pensate che quando è scoppiato il Covid, o perlomeno quando ufficialmente ci hanno parlato del Covid, oltre a Nettuno in Pesci, in quel momento c'erano una marea di pianeti in Pesci, quindi i pesci governano le infezioni. E Nettuno è proprio un pianeta che addirittura è legato proprio al sistema immunitario, quindi non a caso. Infatti ho anche letto che quando ci sono state delle altre pandemie, Nettuno era in pesci. Quindi, scusate. Quindi insomma è un pianeta che è legato molto a quello che è l'acqua, alle infezioni e alla nostra resistenza anche ai virus. Ok, quindi Nettuno ora finalmente ritorna diretto. Questi cosa vuol dire? Che probabilmente percepiremo il suo aspetto migliore, cioè questa capacità di essere empatici, di entrare in contatto con gli altri, di avere sicuramente degli slanci di creatività.
Rosa, non rispondo alle cose individuali perché non ho proprio il tempo, perché poi devo fare ancora delle cose, devo parlare delle previsioni, quindi non riesco a rispondere a previsioni individuali. Sto parlando in generale. E quindi dicevo, però questo Nettuno in Pesce adesso, tornando diretto, ci renderà più capaci di essere empatici. Salve Anna. Sì, ripeto, io sto parlando in generale adesso, non posso scendere nel particolare per chi sta partecipando, perché sarebbe una trasmissione infinita, cioè sarebbe impossibile. E poi ci vorrebbe il tema Natale per poter logicamente approfondire il discorso. Se siete interessati, mi potete scrivere se volete un tema Natale. Quindi dicevo, ci farà essere più empatici, perché diciamo la verità, questa... Ciao, grazie anche a te Alina, un abbraccio. Cioè, in questo momento, con questa pandemia, purtroppo sono venuti fuori tanti aspetti non proprio positivi di noi, no? Siamo diventati un pochino tutti più diffidenti, più sospettosi, abbiamo paura. Quindi, avendo paura, è chiaro che il nostro atteggiamento non è un atteggiamento aperto, libero, ma al contrario, un atteggiamento chiuso, di difesa, no? Di chiusura. Però, da quando Nettuno, appunto, è tornato diretto, cioè da oggi, quindi ci vorrà ovviamente un po' di tempo, sicuramente vedrete che con il tempo riusciremo ad aprirci un pochino di più, riusciremo a renderci proprio più empatici, a metterci più in contatto, proprio diciamo di pancia con le altre persone. Questo poi avverrà ancora di più quando Giove e Saturno saranno in acquario. Lì avremo una percezione molto maggiore a livello però mentale di ciò che sta accadendo intorno a noi e probabilmente avremo una percezione maggiore. E sicuramente questo sarà un aspetto positivo di queste congiunzioni nel segno dell'acquario, ci porteranno a essere mentalmente più effettivamente collegati. Lo so che può sembrare strano, no? Però chi crede comunque in queste discipline in generale sa che il discorso di essere tutti un po' collegati, di creare comunque dei legami mentali, di energia, è molto importante in questo momento, soprattutto di energia positiva, no? Quindi il pensare in maniera positiva, il pensare che le cose possano veramente migliorare, andare meglio, portarci verso un cammino di evoluzione e non di involuzione, sicuramente, sarà favorito dalla presenza di queste congiunzioni di Giove e Saturno in acquario, che poi andranno negli anni a formare altre congiunzioni con altri pianeti. Diciamo che anche se non sarà facile, ciao Katia, perché comunque anche l'acquario, come d'altra parte tutti i segni, ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi, però ciò che ci aspetta sono sicuramente dei transiti molto meno pesanti di quello che abbiamo vissuto sino ad oggi. Diciamo che cambierà la nostra concezione anche di materialità, cioè saremo, tra virgolette, anche un po' costretti ad essere meno materiali, essere meno egoisti, a vedere le cose in maniera più collettiva, perché l'acquario è il segno della collettività, anche se non sarà sempre semplice, perché dovremo fare dei sacrifici per la comunità e per la collettività. Quindi bisognerà vedere fino a che punto saremo disposti a farli o saremo, non so, costretti a farli. Salve Carmen, quindi tutto questo è da verificare, ovviamente. Quello che volevo dire però era il discorso di Nettuno. Nettuno quindi è un pianeta che sembra poco importante perché è molto lontano rispetto al Sole e quindi magari può far pensare che alla fine non sia un effetto così, diciamo, importante, ma invece lo è perché è un pianeta che ci tocca molto nel profondo, perché governa molto il nostro inconscio. Quindi governando molto il nostro inconscio e i nostri impulsi, chiaramente diventa molto importante. Infatti, per esempio, dove staziona Nettuno nel tema Natale, c'è sempre qualche nodo da sciogliere in qualche modo, no? Bisogna capire in quella casa, con il significato di Nettuno, che cosa vuol dire veramente nel profondo di noi. Perché salve Anna, prego, figurati, perché bisogna capire dove c'è Nettuno, è un po' come Saturno, cioè in maniera molto differente, perché Saturno è il dovere, la responsabilità, è proprio il nodo, no? Da sciogliere, però a livello pratico. Nettuno è invece, speriamo luce, tutto è possibile.
Dicevo, invece Nettuno è il nostro nodo a livello inconscio, a livello emotivo, perché Nettuno rappresenta ciò che noi abbiamo dentro di noi, ma nello stesso tempo a volte non riusciamo a cogliere, cioè non riusciamo a tirare fuori, perché è un pianeta estremamente profondo. E quando i pianeti sono così profondi come anche Plutone, Urano già è un altro, anche se è generazionale, è un pianeta esplosivo, cioè quando Urano capita nel tema natale che forma degli aspetti si sente perché comunque ci crea proprio dei cambiamenti a livello pratico. Quindi cambiamenti a livello pratico poi uno li deve affrontare, ma li vede, cioè capisce che cosa deve fare. Invece i cambiamenti così sottili come sono causati da Nettuno e Plutone sono veramente più difficili da intercettare. Ecco, io userei questa parola, cioè da intercettare perché sono dentro di noi, quindi a volte per noi stessi è difficile capire cosa c'è in quel momento che non va bene, perché è difficile essere obiettivi e Nettuno ci confonde, quindi non ci fa capire bene qual è il vero problema. Non per niente Nettuno, quando è in un tema natale, messo male, molto spesso può creare, per esempio, la dipendenza alle droghe, dipendenza alle medicine, dipendenza dal sesso, cioè crea delle dipendenze al fumo, all'alcol. Quindi è un pianeta che, proprio perché è difficile da identificare, ci può spingere a fare delle cose che magari noi non vorremmo neanche fare, ma ci porta, non so come dire, e alla fine poi assumiamo questa cosa come un'abitudine da cui è molto difficile togliersi. Salve Patrizia. Sì, me lo auguro. Me lo auguro anch'io. Senz'altro andiamo incontro ad un grande cambiamento, questo è inevitabile, se ne è parlato molto e questa famosa era dell'acquario ormai ci siamo, insomma se ne è parlato tanto, da anni, si diceva già che eravamo nell'era dell'acquario, in realtà non eravamo nell'era dell'acquario, noi eravamo ancora nell'era dei pesci. Inaugureremo questa era dell'acquario appunto con questa congiunzione di Giove e Saturno in acquario, anche se poi le cose si modificheranno, poi piano piano avremo poi, per esempio, anche quando Plutone passerà, scusate, Nettuno passerà dai, salve Maria, dai pesci all'Ariete, già lì ci sarà ancora un altro tipo di vibrazione, come possiamo dire. Questo accadrà nel 2025, addirittura ho letto già di articoli che parlano già del 2025, in cui ci sarà un'epoca meravigliosa, eccetera, eccetera. Ora, pensiamo piano piano, passo per passo, perché sennò già arrivare al 2025, insomma, siamo ancora nel 2000, cioè dobbiamo ancora entrare nel 2021, quindi pensiamo intanto al 2021. 2021 i primi mesi non saranno semplicissimi perché c'è la quadratura di Urano in Toro con Giove e Saturno in Acquario, però insomma, piano piano vediamo di venire un po' a capo di questa grande matassa, perché non saprei come altro definirla in questo momento, in questo periodo è stato molto matassa, tutto questo cielo veramente molto complicato. Noi stiamo vivendo un'epoca veramente non facile. E a volte mi chiedo, cioè, il motivo, nel senso, se stiamo vivendo questo, probabilmente c'è un perché, no? Quindi, forse chissà, vorrà dire che siamo persone comunque in grado forse di affrontarlo? Chi lo sa, magari siamo più forti di altri perché dobbiamo subire dei cambiamenti e quindi ci tocca, insomma. Allora, Simona, ciao, e Giusy mi dice energeticamente sento di essere connessa con gli altri, empatica, cioè, ma quello perché tu sei gemelli, quindi mi hai detto, insomma, varie volte che hai un sacco di pianeti in gemelli, quindi i gemelli sono empatici, quindi hanno questa caratteristica. Comunque, ritornando a bomba, perché poi io mi perdo, anche perché ora devo cominciare a parlare alle coppie, salve Paola. Sperando che siano appunto in collegamento, e dicevo la luna in gemelli, quindi questo plenilunio sarà centrato sulla comunicazione, sul rapporto con gli altri e ovviamente i segni più coinvolti sono proprio i gemelli e il sagittario, perché nei gemelli si forma la luna piena, il sagittario è il segno in contrapposizione, quindi in opposizione, e come ho già scritto, saranno sicuramente più coinvolti in questa luna piena i segni di fuoco e i segni d'aria, e come ho detto, i segni di terra un pochettino meno, però sono persone che mi hanno detto meno male dopo tanto tempo che siamo stati coinvolti in un tourbillon di cose, quindi
diciamo, i segni di terra possono essere anche contenti e i segni d'acqua marginalmente, anche se magari il segno dei pesci è più coinvolto perché appunto abbiamo detto c'è Nettuno in pesci che torna diretto, quindi comunque secondo me anche per i pesci le cose miglioreranno, anche se è stato uno dei pochi segni insieme allo scorpione poco colpito secondo me. Ora lo scorpione della prima decade ha Urano in quadratura, ha Urano in opposizione, quindi ci potrebbe stare qualcosa, però in generale diciamo che non è andata malissimo per i segni d'acqua, a parte il cancro, insomma, che poverino ancora, ancora deve subire, insomma, ancora per poco, poi finalmente anche lui. Allora, Isabella mi chiede chi ha la Venere in Gemelli. Allora, probabilmente con questo plenilunio sulla Venere, potrebbe esserci, diciamo, qualche rivelazione proprio in amore, quindi potrebbero venire fuori, delle notizie che faranno luce su delle situazioni amorose. E bisogna poi naturalmente vedere in che casa. Perché Paola mi dice aiuto tra me, Leone Ariete, mio compagno. No, va bene, Leone Ariete è una buona congiunzione, cioè una buona coppia, una buona. Quindi naturalmente bisognerebbe conoscere il proprio tema natale e capire se qualcuno ha dei pianeti nel segno dei gemelli, perché non è detto che se non sei un gemelli non hai pianeti nel segno dei gemelli, per esempio, loro possono avere delle. Possono avere dei pianeti nel segno dei gemelli perché sono vicini al segno, no? Quindi i gemelli di Toro possono avere, come anche il cancro può avere dei pianeti nel segno dei gemelli, no? I segni attaccati, diciamo. Ah, sì, dei Toro, sì, anch'io. Salve Matilde! Sì, anch'io, sì, dei Toro della prima decade che hanno avuto veramente delle problematiche. Mercurio nei Gemelli, Sabrina, quindi vuol dire che probabilmente, e tu Venere Giusi, quindi come ho detto, delle rivelazioni nell'ambito, diciamo, dell'affettività o dell'amore. Poi dipende appunto in che casa cade, e in Mercurio potrebbero esserci invece delle novità, per esempio nel campo delle comunicazioni. Ripeto, comunicazioni di tutti i tipi, che possono essere lettere, mail, possono essere anche comunicazioni date tramite PC, insomma, tutto ciò che riguarda la comunicazione generale. E quindi ci sta. Eh sì, Isabella, sicuramente proprio tramite il proprio tema, diciamo che si può, soprattutto anche quando io faccio questo tipo di trasmissioni in cui parlo di questi pianeti, come sono posizionati, si può, diciamo, naturalmente verificare se uno ha proprio tema natale, quindi può confrontare piano piano, capire anche come agiscono i pianeti. I pianeti è come se fossero delle forze, no? Che vanno ad agire sulla nostra vita, sul nostro carattere, su. Il medio cielo mi chiede luce, il medio cielo in che senso luce? Cioè il medio cielo è il punto, diciamo, della propria autorealizzazione. Scusate, crollato il cellulare. Scusate. Ah, Sabrina, allora ci sta che qualcosa venga alla luce, o magari vieni a sapere qualcosa di questa persona. Non ho capito la domanda di Luce. Il medio cielo è un punto che viene preso in considerazione quando si fa il tema natale perché è la nostra autorealizzazione, quindi viene preso in considerazione appunto per questo. Adesso io passerei a quel giochino di cui avevo parlato, io lo chiamo giochino, ma insomma è interessante, in cui appunto dandomi la data di nascita della persona che vi può interessare, si va a leggere che cosa dice questo libro, no? E in questo caso non serve la data di nascita perché non è un discorso astrologico, è un discorso che viene fatto in maniera differente, tenendo presente la settimana in cui è nata la persona e naturalmente il segno zodiacale, però è fatto in maniera completamente diversa. È un tomo, questo, proprio un librone, come vedete, grossissimo, di 700 e rotte pagine, che si chiama Personology. E da qui si traggono, diciamo, delle conclusioni riguardanti le date. Io parto nell'ordine in cui Katia, gentilissima, me l'ha comunicate e partiamo da quella che io ho ricevuto come numero uno, diciamo, scusate, ma mi arrivano nel frattempo dei messaggi, ok? E io avrei, spero che sia in onda, Michela Cerutti, ma non so se c'è, non mi sembra di averla sentita. Spero che poi senta, scusate, spero che poi senta, ah, e volevi dire, scusate, Luce mi dice, medio cielo in gemelli, casa decima,
Beh, sicuramente è un'autorealizzazione legata al discorso della comunicazione, quindi la persona che ha un Medioceno in Gemelli aspira molto alla comunicazione, no? Quindi è importante per lei questo. Ok, Michela c'è, perfetto. Allora, Michela e il partner dice umorismo in abbondanza, quindi è molto carina come definizione. Allora, la settimana in cui sei nata tu, Michela, è la settimana chiamata dell'empatia ed è la prima decade scusate, rispondo a una persona, poi basta, vado avanti. No, Anna, il cancro finalmente dal dicembre starà meglio, sarà molto più leggero perché non avrà più l'opposizione dei pianeti in Capricorno. Allora, qui si va a settimane, quindi 25 giugno, 2 luglio, la settimana di Michela, e dice la settimana dell'empatia, cancro prima, e la settimana invece del Capricorno è 10-16 ed è la settimana del dominio, Capricorno terza decade. Allora, umorismo in abbondanza. Questa combinazione sarà caratterizzata da una competizione per essere al centro dell'attenzione, che tuttavia non deve essere presa troppo sul serio, ma essere piuttosto manifestata come una rivalità amichevole, ricca di umorismo e di affetto. Forse per imbarazzo o per non sembrare assillanti, né i nati nel primo periodo del cancro, né i capricorni della terza settimana hanno l'abitudine di insistere per ottenere la gloria. In questa relazione possono divertirsi moltissimo stuzzicandosi a vicenda nel tentativo di essere al centro dell'attenzione. Questo mi fa molto ridere, Michela, perché sono le stesse settimane in cui siamo nati, mio marito e io, e ti giuro che è verissima questa cosa, perché noi siamo continuamente a stuzzicarci, è proprio così, cioè è una cosa veramente a volte assurda, io dico che sembriamo Sandra e Raimondo, perché veramente è proprio così. Allora, nel loro rapporto personale possono fingere di ignorarsi a vicenda o di non essere colpiti dai rispettivi risultati, come una specie di gioco che consiste nello stuzzicarsi sollecitando una reazione. Le relazioni amorose possono essere molto impetuose, anche perché, sebbene il cancro sia un segno d'acqua, il capricorno di terra, la relazione è dominata dal fuoco, che in questo caso aumenta e caratterizza la passione e la sensualità. Spesso il fuoco simboleggia anche l'intuizione, e infatti la relazione è forte in questo settore. I partner sapranno sempre esattamente quello che si può e quello che non si può fare in una data circostanza. Da fidanzati, molte volte considerano superfluo un matrimonio formale, preferendo convivere in maniera definitiva o saltuaria. Quindi io mi ci sono ritrovata moltissimo in questa sorta di spiegazione e dice in generale sappiate quando essere seri e quando non esserlo, non esagerate nell'essere dispettosi, guardatevi dalle rivalità dovute a una terza persona, agite con riguardo nei confronti di tutti. Ok, la seconda, non so Michela se ti è piaciuta, ripeto, io li chiamo giochini, quindi è una cosa sicuramente molto, molto leggera. Bene, sono contenta che ti sei ritrovata perché ti dico, io mi ci sono ritrovata molto. Allora, la seconda era Laura e Luca, non so se ci sono, se non ci sono vado avanti. Se c'è Laura del 1º maggio. Oh, bene, sono contenta. Mi sa che Laura non c'è. Allora, io vado avanti, anche perché se mai, se no parlo di altre cose. Laura, oh, scusa Laura, ok, ci sei, perfetto. Allora, Laura 1º maggio. Luca 14 gennaio, ok? Anche questa è molto carina e dice soli tra la folla, quindi la trovo molto carina, molto, molto romantica anche. Allora, la settimana di Laura viene definita la settimana della manifestazione, Toro prima decade, la settimana invece di 14-1, 11? Oh mannaggia, io invece avevo, aspetta, andiamo a cercarlo allora. Ne avevo scritto uno. Ci vuole un po' di pazienza perché, come avete visto, è un librone.
Ok, allora 11 maggio Laura, bene, 11 maggio e 10-16 di gennaio, quindi 11-18 maggio la settimana del naturale, Toro terza decade, e la settimana del dominio, sempre come il precedente, 10-16 Capricorno terza, sognando nuovi schemi. Questa è una combinazione classica, poiché i Tori e i Capricorno del terzo periodo costituiscono una triade di terra. L'astrologia prevede una relazione relativamente facile e senza problemi. Il centro dell'attenzione è la sfera emotiva, che determina soprattutto aspettative positive. La relazione può anche essere di tipo filosofico, oppure comprendere grandi competenze tecniche. Sognare nuove idee, nuovi schemi non ha nessuna connotazione negativa e questi segni spesso possono trovare terreno fertile. In amore, matrimonio e famiglia, gli atteggiamenti dominanti del Capricorno non provocano necessariamente la ribellione del Toro, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare. Il Capricorno della terza decade di solito ammirano la calma del Toro del terzo periodo, i quali sono pronti a percepire l'approvazione del partner. Il legame fortemente sensuale che esiste in questa combinazione può dare grande soddisfazione a entrambi gli individui. Infatti, la relazione di solito ha un andamento divertente e piacevole. Un rischio può essere l'autocompiacimento, in quanto questi due partner non sentono molto il bisogno di andare avanti quando hanno raggiunto lo status quo, cioè quando hanno raggiunto praticamente lo stato ideale che dà così tanta soddisfazione, cioè nel senso che magari bisogna cercare di non rimanere fermi, di non arenarsi sempre in quella situazione, perché alla lunga potrebbe diventare magari, non dico noiosa, ma ripetitiva. E questa è un po' una caratteristica delle coppie di terra. Questa è una delle poche relazioni in cui i Tori dal terzo periodo riescono a trarre il beneficio dalla rinuncia, all'irruenza e all'ambizione, forse perché si sentono per la prima volta sicuri. Ecco, c'è molto senso di sicurezza in questa coppia, in questa relazione. I matrimoni possono avere successo, i rapporti di lavoro, così come le amicizie, tendono ad andare alla deriva perché privi di un centro. E poi il consiglio è: lo stato attuale delle cose può non essere il meglio di cui siete capaci. Andate avanti, mettendo alla prova i vostri limiti. L'ambizione e l'aggressività possono essere positive se ben dirette. Ok, Laura? Spero che sia piaciuto anche a te. Adesso andiamo avanti. Allora. E ho Simona. C'è Simona? Simona sì, mi sembrava di averla vista anche prima. Se ci sei, dimmelo. Allora, Sagittario, 12-12. Ci sei? Prego, Laura. Vabbè, Simona mi sembrava di averla vista prima partecipare, quindi comunque io lo leggo. E dunque, l'altra data era 10-4. Allora, dice arrivare primi. Sarà facile che in questa relazione. Buonasera Francesca. Simona? Aspetta. Francesca, ci sei? Ah, facciamo così, facciamo Francesca allora, che è in linea. Francesca Greco, giusto? Ok, allora dico a te, 19,5,76 Toro e 35,74 Gemelli, ok? Allora, procediamo. 19-24 maggio è la cuspide dell'energia, che è la cuspide fra Toro e Gemelli. E dal... Vabbè, oddio, sono sbagliata? 35-74. Aspettate perché è un po' complicata questa cosa. Allora, qua ci siamo. Ok, moderare l'entusiasmo, dice. Aspetta un attimo, Francesca, perché. No, è questa. Ok. Allora, 25 maggio, 2 giugno.
Quindi abbiamo la cuspide dell'energia per Francesca, cuspide Toro Gemelli, e per Simone abbiamo la settimana della libertà, Gemelli prima decade. Dice moderare l'entusiasmo. No, scusate, quello l'avevo sbagliato io. Aperta rivalità. Allora, questa relazione non è facile. Nonostante queste persone condividano le caratteristiche dei gemelli, quindi agilità mentale, abilità verbale, fascino, tra di loro emergono spesso la sfida e la lotta. Ciò è molto spesso dovuto alla rivalità per ottenere l'attenzione o l'amore, ma può anche essere un gioco d'astuzia e di volontà per vedere chi riuscirà a spuntarla. È possibile che i Toro Gemelli, perché viene definita Toro Gemelli, non che tu sia Toro Gemelli, Francesca, qui è un'altra interpretazione, però è la settimana che va dal Toro ai Gemelli, quindi per questo libro, tu fai parte, lo spiego perché sennò uno magari non capisce, per questo libro questa settimana viene definita la cuspide dell'energia tra Toro e Gemelli, ok? Ma tu in realtà sei un toro, ok? Non è che sei gemelli, Però in questo libro viene identificata in questo modo, mentre invece Simone è gemelli, ok? Ed è la prima decade. Quindi è possibile che i toro gemelli e i gemelli del primo periodo raggiungano una grande intimità, tuttavia il loro legame tende piuttosto a incentrarsi su attività o interessi comuni, piuttosto che sulla condivisione di emozioni o sulla reciproca comprensione. Se disgraziatamente l'interesse comune è una persona, il disastro è incombente. Possono emergere invidia, gelosia e il conflitto può durare per mesi, addirittura per anni. Poiché le armi a disposizione della coppia sono distribuite in modo equilibrato, la relazione può sembrare un campo di battaglia. Riorganizzarsi per combattere nuove battaglie può essere normale in questo caso, oppure in modo del tutto analogo si preferisce evitare il confronto diretto per combattere con altri mezzi. Il consiglio è fate attenzione agli atteggiamenti combattivi, imparate a essere più diplomatici e onesti, ma mettete da parte la gelosia, apritevi alla comunicazione e confrontatevi in modo più tranquillo. Non so, io non so se sia un bene o un male, comunque dimmi tu, Francesca, se ti ci ritrovi in questa descrizione. Ok? Quindi probabilmente io lo spiego col discorso che quando diciamo i pianeti a fine toro possono avere anche dei pianeti nei gemelli, quindi nei gemelli della prima decade potrebbero esserci anche molti pianeti simili e a volte avere molti pianeti simili può non aiutare perché certe caratteristiche possono essere, diciamo, esacerbate. Ok? Questa è Francesca. Poi avrei. Allora, abbiamo fatto quindi Michela, Francesca. Poi io in teoria avrei, ok Francesca, logicamente ti ripeto, prendilo come gioco, non è come fare un tema natale o come fare un confronto di coppia, cioè la sinastria, è una cosa completamente diversa. Allora, adesso io avrei, se è presente, dunque Simona sì, non mi ha detto niente, quindi non so, Sara e Massimiliano, non so se ci sono, se no passiamo a qualcun altro se c'è, perché purtroppo il tempo è quello che è. Roberta e Fabio, mi sembra di no. Andiamo a Loredana. E Francesco. Loredana c'è? Francesco. Niente. Però ecco, questo gioco serve se le persone sono presenti, se no io faccio altro, nel senso che se no faccio previsioni che naturalmente sono anche più apprezzate, quindi ci sono anche più persone che sono, diciamo, disposto ad ascoltare, giustamente. Mina, mi sembrava aver visto prima qualcosa. Mina? Ora non riesco più a vedere i messaggi. Mina mi sembrava prima di averla vista, se non sbaglio. Se no, Lucia. Lucia, ok. Gabriella.
Gabriella, ok. Allora, ecco anche Mina. Allora facciamo, scusate, è uguale, tanto ormai, allora facciamo Gabriella e poi facciamo Mina, va bene? Allora, scusate, Gabriella. Ok, sì, ho capito anche Mina. Ormai faccio Gabriella perché mi è arrivato prima il suo, poi ci sei tu. Allora, Gabriella Sagittario, Nicola Leone. Anche Lucia, benissimo. Allora, me lo scrivo, Gabriella, Mina e Lucia. Ok, allora, Gabriella, andiamo. Tu sei la settimana dell'indipendenza, perché è la prima del Sagittario, e Nicola è la settimana dell'autorità. Quindi, insomma, una bella combinazione. Comunque dice armonia di sentimenti. Il modo di comunicare tra questi due individui è solitamente rapido e diretto. La relazione può essere molto esigente nei confronti degli altri e di se stessa, pretendendo che ogni compito sia portato a termine nel miglior modo possibile. Ognuno tende quindi a far emergere il lato perfezionista dell'altro. Questi individui sono impulsivi per natura, ma per fortuna subentra la saggezza del loro rapporto, che fa sì che le cose vadano pianificate prima di prendere ogni iniziativa. Lo slogan potrebbe essere un vecchio detto dei falegnami: misura due volte, taglia una volta sola. Sia il leone che il sagittario sono segni di fuoco, ma la relazione dominata dall'aria è l'elemento che favorisce la concentrazione mentale e la forza di volontà. I nati nella prima periodo del leone e del sagittario sono in posizione di trigono nello zodiaco, quindi molto bello come aspetto. Per questo l'astrologia tradizionale prevede un rapporto facile fra i due, ma questa relazione focosa può essere anche molto competitiva. Le storie d'amore molto appassionate sono frequenti in questa combinazione. Per quanto riguarda la sfera sessuale, ci sarà una componente passionale. Il temperamento un po' litigioso del Sagittario prima, l'energia dirompente del Leone primo possono scontrarsi, causando delle vere esplosioni. Ma quando i rapporti si raffreddano, i due potrebbero anche diventare amici, instaurando un legame affettivo più distaccato. Nel matrimonio, il senso dell'onore e della lealtà aiutano sicuramente il rapporto coniugale, anche se marito e moglie potrebbero essere esigenti nei confronti dei figli. Dovranno imparare ad essere meno esigenti e meno perfezionisti. Il consiglio: controllate i vostri istinti, siate più moderati nella vita di tutti i giorni, state attenti a non sovraccaricarvi di fatica, lasciate più spazio al vostro lato edonistico ed affettuoso. Rilassatevi. Questo è il consiglio. Gabriella, poi mi dici. Poi abbiamo detto Mina, Anna c'è. Ok. Difficilissimo, perché ritrovarli è veramente una roba. Allora, ora ho trovato Lucia. Allora, facciamo Lucia. E poi cerchiamo Mina. Prego, spero ti sia piaciuto. Allora, Lucia, settimana 2209, e quindi sei in cuspide tra Vergine e Bilancia, e 103, quindi siamo qua. Dice riconciliare materiale e spirituale. Per molti versi, questa combinazione tenta di riconciliare e unire gli elementi materiali e quelli spirituali dell'esistenza. Un tentativo questo, scusate, mi sta crollando tutto. Okay. Un tentativo questo in cui sia il benessere che la contemplazione rivestono un ruolo di primo piano. La coppia cerca il significato che si cela dietro la bellezza, l'essenza che le conferisce potere. Non soddisfatti della sola esistenza materiale, questi individui anelleranno sempre a qualcos'altro nella loro relazione. Il successo finanziario può essere visto come un tipo di ricompensa spirituale. I conflitti possono sorgere tra i Vergine e Bilancia più materialisti e i Pesci del primo periodo decisamente più spirituali. La relazione, tuttavia, è pronta ad accettare le sfide. E se entrambi i partner intendono superare se stessi, saranno uniti in una ricerca comune che produrrà risultati positivi. Le storie d'amore possono funzionare
o fallire a seconda dell'impegno che vi dedicano i partner. Se uno dei due dovesse essersi impegnato completamente nella relazione e l'altro solo in parte, le discussioni, le liti e persino gli scontri fisici diventerebbero la regola, portando in breve alla rottura. Insomma, è un po' una relazione, sembra un pochino complicata. I matrimoni tra i due dovrebbero aver luogo dopo aver appianato le differenze ideologiche, quindi è più una questione, diciamo, di mettersi d'accordo dal punto di vista mentale, da quello che capisco. Il consiglio è: individuate le vostre priorità e trovate punti di comune accordo, guardatevi dall'indolenza, siate più indulgenti ed evitate di emettere giudizi. Non so se, diciamo, è centrata, come ho detto prima, però sono, ecco, ripeto, consigli così. Poi siamo a Mina che non riesco più a trovare. Allora, scusate. Lucia. Lucia, c'eri tu? Non riesco più a trovare Mina. Semmai, ragazzi, poi vi rispondo la prossima volta, anche perché vedo che stasera mi sa che tutto non riesco a fare. Sono le 21:22. Vediamo Lucia. Perché non è semplice. Allora, Loredana, ricapitolando, non c'è. Simona, non c'è. Sara, non c'è. Roberta, non c'è. Allora, io direi che la prossima volta riprendo con le persone che non ho fatto stasera, cioè Mina mi rimane, Mina Lucia. No, Lucia l'ho appena fatta, Lucia sì. Mi rimane Mina se non sbaglio. Quindi magari la facciamo la prossima volta perché mi sono un po' persa con tutti questi foglietti perché me li ho messi in ordine, però se non c'erano le persone mi sono un po', diciamo, confusa. E quindi non so se comunque la prossima settimana continuare o fare altro, perché poi, cioè scusate, non la prossima settimana, fra 2 settimane, anche perché, ok, magari, sì Paola, magari poi quando lo rifacciamo, ok, prego Lucia, sì scusa, manca Mina, Mina scusami ma non trovo più il bigliettino, lo rifarò sicuramente. Allora, Mina e Paola. Per la prossima volta. E dicevo, la prossima volta però finisco le persone. Sì, Luce. La prossima volta fra 2 settimane, Mina. Comunque, Luce, ne avevamo già parlato, eh? Ora vediamo. Allora, 908 67 e 21 03 68. Ok. E dicevo, farò queste 2 persone, non di più, perché poi tra 2 settimane ci saranno lo stesso molte novità dal punto di vista, diciamo, planetario, perché poi andremo incontro a dicembre. Dicevo, andremo incontro al mese di dicembre perché comunque ci rivedremo, dunque oggi è il 29, quindi ci rivedremo intorno al 12 più o meno, 11-12 di dicembre. Quindi sicuramente ci sarà da parlare dell'uscita finalmente di Saturno e di Giove dal Capricorno, quindi parlerò in maniera un pochettino più dettagliata di questa entrata di Giove e Saturno in Acquario. E poi volevo appunto parlare anche del 21 dicembre, ecco il 13 dicembre, grazie Katia, meno male che c'era Katia. Il 13 dicembre, tra l'altro, è il giorno di Santa Lucia, quindi bellissima giornata, è la festa della luce, quindi bellissima, bellissima giornata. E dicevo appunto, volevo parlare anche di 21 dicembre in cui ci sarà questa congiunzione al grado zero di Giove e Saturno in Acquario, del solstizio d'inverno che sarà veramente molto importante quest'anno e parleremo un pochino anche, ok, e
E parleremo un pochino anche di quello che sarà poi un po' l'inizio, no? Del 2021, anche se di quello poi ne parleremo in maniera naturalmente più dettagliata il 27, quindi sul 13 e il 27 dicembre, in cui saremo a ridosso dell'ultimo dell'anno. Salve Maria Teresa. E quindi, insomma, ci saranno tante cose da parlare. Quindi io magari prenderei poche prenotazioni per questa cosa del gioco che è carina, però magari è più limitata, no? Ovviamente solo alle persone che l'hanno richiesto. È giusto, Lucia, anche è giusto dirlo anche alle collaboratrici, è vero? E quindi, insomma, faremo almeno, mettiamo che riesca a farne 3 o 4 di date. Poi, ecco, ci terrei a parlare appunto di tutto ciò che accadrà, che insomma saranno sicuramente le cose importanti. Ah, bene, quindi è nato in un giorno molto particolare, Sabrina, tuo figlio. È già il solstizio d'inverno, è un giorno particolare, proprio la fine di un segno, l'inizio di un altro, quindi sicuramente sarà in cuspide praticamente. E io spero, insomma, che andremo incontro in un periodo migliore, eh? E soprattutto col discorso del Sagittario, che insomma è un segno comunque un pochettino più allegro rispetto a quello, rispetto al segno dello Scorpione che abbiamo, diciamo, sopportato anche quest'anno con tutto quello che c'è dietro, non solo per il segno dello Scorpione, ma per tutto quello che c'è. Mi auguro sicuramente di andare verso, ripeto, qualcosa di buono, anche se dovremmo, e questo lo torno a dire, a sottolineare, perché così dovremmo veramente adattarci ad un altro modo di vivere, ad un altro, proprio in generale, che ci pensavo proprio oggi, dicevo, dentro di me, io pensavo, dicevo, in fondo io ho vissuto la maggior parte della mia vita in queste ere precedenti, sono anche contenta di averlo fatto, e però, cioè, per quanto tutti i difetti ci possano essere stati, perché è chiaro che non sono stati dei momenti semplici neanche quelli precedenti, però, come dire, è stato il mio modo di vivere, no? È stata la mia generazione, come dire, è la vita che io ho vissuto in bene, nel bene e nel male. E nel bene e nel male, bella o brutta che sia stata, è stata la mia, non so come dire, mi sono identificata in questo tipo di valori, in questo tipo di cose che sono accadute, ripeto, positive e non positive. Quindi comunque ci verrà richiesto a tutti uno sforzo di adattamento, ma soprattutto alle persone più grandi, come posso essere io, magari i ragazzi, i bambini, insomma, chiaramente si adattano meglio, hanno una prospettiva di vita sicuramente diversa. Però via, si vede che dovevamo affrontare anche questa, ce la faremo e sicuramente riusciremo a ricavare qualcosa di positivo anche da quello che ci aspetta, di questo io ne sono sicura. Ciao Gloria, ciao da Parigi, dalla Francia. Spero che anche in Francia la situazione non sia proprio così pesante come hanno fatto vedere in televisione. Ok, io vi saluto, ci vediamo quindi il 13 dicembre, quindi Santa Lucia, bel giorno, festa della luce. E faremo così, allora farò queste 3-4 date e poi riparleremo di quella che è la situazione generale planetaria con naturalmente il 27 dicembre, invece parleremo anche un pochino di quelle che sono le previsioni, naturalmente in senso generale, un po' per tutti i segni, ok? Allora, arrivederci tra 2 settimane e buone settimane a tutti, ma soprattutto buona luna piena domani e notate un po' che cosa succede in questi 14 giorni dopo la luna piena, perché diciamo che si vedono gli effetti. Salve Antonella, si vedono gli effetti proprio nei 14 giorni successivi, ok? Un bacio e buona serata.